Ciao raga, oggi siamo al Crostodromo di Rivarolo, un paese nel Canavese vicino a Torino. È stata una giornata molto divertente, bella, ma anche calda e afosa. Infatti, verso l'una, dopo 10 minuti, dovevi uscire perché facevi la sauna. Il video avrei voluto che fosse stato più lungo, ma sono arrivato a casa, ho guardato le clip e metà di esse erano con una durata di 40 secondi perché la GoPro decideva di stoppare il video, la registrazione, senza che io toccassi nulla o modificassi nient'altro. Grazie GoPro. E nonostante ciò sono riuscito comunque a fare questo video con varie ispezioni della giornata e niente, vi lascio al video. Dai, cazzo di la. E ci siamo, rettilineo principale della pista. Ho davanti a me il mio compagno Nicolò. Comunque, rettilineo che poi porta a una curva a destra, una S, appunto qua curva a sinistra. Dopodiché c'è un salto che si prende in terza di solito, piccolo rettilineo per poi un tornante a sinistra, poi un tornante a destra come se fosse un serpente, rettilineo abbastanza lungo con una gobbetta al centro che o puoi copiare o puoi saltare. Dopodiché di nuovo un tornante a destra che porta a due salti abbastanza grossi. Qua c'è un piccolo buco che ti fa sempre scomporre la moto, infatti è molto fastidioso. Curva a sinistra, che al mattino è stata molto lucida perché l'avevo bagnata troppo, ma poi era perfetta. Tornante a destra, scoperta che dopo di ciò mi si vedeva sempre l'anteriore, come potete vedere. Da prendere bene, altrimenti atterri storto con la ruota dietro. Piccola curva a destra abbastanza larga per un saltino che porta poi a una curva a sinistra, un tornante, mi scappa l'anteriore del posteriore. Tornantino a destra con questo canale che in generale diventa molto molto bello, come questo qua, tornante a sinistra, salto abbastanza grosso che atterrei sul piatto, diciamo, tutti i salti non ho mai avuto problemi a chiuderli. Precisamente qua tornante a destra, anche qui in giornata ci sarà un canale molto bello. Salto più grosso della pista che con l'atterraggio che scende, in discesa. Per ultimo tornante a sinistra, qua un garello con un tipo che aveva più forti di me. Due salti, questo da prendere d'inerzia perché sennò finisci lungo. Mini chicane che porta una curva a sinistra che ti collega al rettilineo principale. Qua mi sono ingarlato con il mio amico Nicolò. Attenzione, ci chiudiamo la porta. Incredibile, tenta all'interno, lui mi perde il canale, scivola e lo riesco a sorpassare. Tre curve dopo mi svernicia così. Invece qua andiamo in seguimento di una zanzara. Per chi non sapesse cosa sono le zanzare, sono le moto due tempi, nulla contro i due tempi, ma fanno le rumore delle zanzare. Testa a testa che la andiamo a prendere. Tornante a destra, gobbetta, full gas. Attenzione, l'abbiamo quasi acchiappata. Non so se era una tipa o no, ma non credo. Saltone, due salti di fila. Era un po' male. Cerco di tagliare per l'interno. Attenzione, si avvicina alla zanzara. Chiudo il gas, che qua era scivoloso. Prova dall'interno, mi scappa un po' la moto, ma riesce a sorpassarlo. E si va via. Qua l'unica parte della giornata dove me la sono vista brutta perché mi è impennata la moto in aria. Meno male che ho messo il corpo in avanti per controbilanciare, anche se avrei dovuto usare il freno.